Ben trovati a tutti i radioascoltatori e anche ai telespettatori di Prima Pagina in onda su TV Centro Marche, al consueto appuntamento con il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a voi. Benissimo, forte e chiaro, anche perché c'è una notizia importante, quella che è arrivata questa settimana. La notizia appunto dell'arrivo di Italo, l'alta velocità nelle Marche, che collegherà in meno di 3 ore Ancona con Milano. Perché secondo lei la società NTV ha deciso di investire proprio sull'Adriatico? Beh, intanto questa è una notizia straordinaria, veramente una notizia importante, perché sembrava impossibile che l'alta velocità arrivasse sull'Adriatico. Tante volte ne avevamo parlato, sembrava davvero impossibile portare un servizio di questo tipo lungo la direttrice adriatica, visto che era stata decisamente privilegiata quella tirrenica, soprattutto da RFI e da Trenitalia. Quindi è stata veramente una notizia fondamentale per noi, per rilanciare tutta la strategia adriatica. È arrivata qui, credo, sull'Adriatico, lo sappiamo perché NTV ha degli azionisti, alcuni di questi azionisti sono marchigiani, uno in particolare si chiama Diego Della Valle, e quindi credo che non potesse rimanere insensibile alle pressioni che la nostra comunità stava facendo con tantissime voci perché questo problema venisse risolto. E quali sono i tempi di realizzazione o comunque una tempistica c'è? Sì, sì, c'è un programma. Questa mattina l'NTV ha chiesto le tracce, ovvero gli orari, al concessionario RFI, e quindi l'idea sarebbe partire nella prossima estate con 3 coppie di corsa giornaliere in partenza da Milano e da Ancona, quindi un treno che parte da Ancona verso Milano la mattina, uno il pomeriggio, uno la sera e viceversa. Credo che sia un servizio importantissimo perché Ancona e Pesaro, per quanto riguarda la nostra regione, sarebbero collegate direttamente con Milano senza dover più cambiare a Bologna, quindi con una linea diretta che in 2 ore e 55 consente ad Ancona di arrivare a Milano. E sarà proprio un'alta velocità, perché comunque le rotaie sono già quelle che esistono ora, non ne faranno di nuove? Non sarà un'alta velocità impropria, alta velocità sono i tempi di percorrenza. Nel primo tratto chiaramente non c'è la tecnologia dell'alta velocità, però nel secondo sì, perché da Bologna a Milano sarà possibile aumentare la velocità fino ai livelli che questa tipologia di definizione consente. Però la cosa importante credo sia i tempi. Arrivare a Milano in 2 ore e 55 minuti è un'occasione straordinaria. Una persona può andare a Milano e tornare la sera dopo aver lavorato durante la giornata, e questo servizio diventa anche concorrenziale con l'aereo. In fondo, se uno considera tutti i tempi di percorrenza per spostarsi da un centro città all'aeroporto, i tempi di attesa all'aeroporto, il check-in e il volo, siamo lì, quindi diventa davvero un servizio fondamentale per la nostra regione, lungamente atteso, soprattutto in una regione come la nostra, molto manifatturiera, quindi con tante persone che utilizzano servizi che provengono da Milano, di marketing, di progettazione, di tecnologia, quindi sarà un servizio utile anche per la competitività della nostra regione. E senza dimenticare che si investe sulla rotaia, non sulla gomma, quindi per l'inquinamento è un punto anche a nostro favore. Ma i risultati li abbiamo un po' paragonati con quelli della Germania, che ha fatto queste scelte, e sono straordinari perché c'è una riduzione dello stesso costo ferroviario che deriva dall'incremento dei servizi, quindi anche dalla concorrenza con Trenitalia, che sarà costretta anche a rivedere la sua politica, la sua strategia. Questa concorrenza porta naturalmente dei benefici da ogni punto di vista, dal punto di vista anche ambientale ed ecologico, perché aumentando il servizio aumenta l'utenza, si riduce fortemente l'utilizzo anche del traffico su gomma. Ci vorrebbe un Italo anche verso Roma? Ecco, stavo pensando proprio questo, mi ha tolto le parole di bocca. Va a finire che Ancona a Milano richiederà meno tempo che Ancona a Roma, ma NTV ci ha promesso che si occuperà
anche di questo problema, e a noi fa molto piacere che NTV entri anche nella programmazione dei servizi regionali e quindi parteciperà alle gare per i servizi regionali di trasporto e, ripeto, aumentando la concorrenza, chi ha oggi il monopolio e quindi si presentava in queste occasioni con il coltello in mano dovrà fare più attenzione e quindi migliorare anche le sue performance, le sue prestazioni. Questa concorrenza sarà benefica anche per i servizi regionali e credo anche per l'Europa. Presidente, a parte le infrastrutture, quali sono i prossimi passi nella sua agenda? Magari i prossimi, proprio quelli della prossima settimana, cosa in programma? La prossima settimana sarà la settimana del bilancio di previsione 2013. Inizieremo la valutazione in Consiglio regionale per arrivare all'approvazione e credo sarà un passo fondamentale per affrontare il 2013 con l'energia necessaria e con le idee chiare, perché sarà un anno ancora una volta terribile, sarà il quinto anno di crisi e non sono pochi, quindi dovremo attrezzarci per superarlo nel migliore dei modi. Bene, sì, lo faremo senz'altro, magari per i propositi per il 2013 ci risentiremo prossimamente. Io per ora la ringrazio, la saluto e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie, buona giornata.